Ciao a tutti e benvenuti su Sempre in Abiki. Questo è il mio video del top 10 di agosto. Inizio subito col primo prodotto, che è un prodotto come al solito per la cura del viso o comunque da utilizzare sul viso. Il prodotto in questione è questo, è della Garnier. Si chiama Natural Bronzer ed è la versione per il viso. Ne esiste in realtà anche una versione con un flacone più grande da utilizzare sul corpo. Questo per me si è rivelato un prodotto molto valido, assolutamente con dei risultati veramente buoni che non mi aspettavo. Molto facile da utilizzare. È appunto, come vi dicevo, un prodotto spray, quindi ha un erogatore con spray in gas. Va vaporizzato a una distanza di circa 20 cm sul viso con dei movimenti orizzontali in questo modo, evitando di soffermarsi troppo sulla zona degli occhi ed evitando ovviamente di respirare il prodotto. Il vantaggio appunto è un prodotto che non va spalmato con le mani e quindi evita ad esempio accumuli che possono dare luogo a delle macchie di colore giallastre che sono antiestetiche sulle mani. Quindi non va spalmato assolutamente, ma quello che mi è piaciuto per la maggior parte è il fatto che appunto è un prodotto che dà dei risultati molto graduali, quindi potete decidere voi quante volte utilizzarlo fino a che raggiungete il grado di abbronzatura desiderato e che non dà un colorito appunto finto. Io non ho preso tantissimo sole perché sto sempre all'ombra, come vi dicevo, e ho utilizzato però questo prodotto per risultare un po' più colorita. Ve lo consiglio assolutamente, io l'ho trovato nelle profumerie, in realtà questo l'ho preso in una profumeria della linea Mario Nod, se non ricordo male. Costa circa 9 euro, però dura veramente tantissimo. È un flacone da 75 millilitri e, come vi dicevo, ne basta veramente poco perché è vaporizzato, quindi lo spruzzate tranquillamente su tutto il viso con dei pochi gesti. Il secondo prodotto che ritorna anche questo mese era già presente, se non ricordo male, anche nei top 10 del mese scorso e che però ho continuato a usare tantissimo proprio perché lo voglio sfruttare al massimo nella stagione estiva e mi piace veramente molto. Ve lo consiglio se non l'avete mai provato. Si chiama Soleil Tan de Chanel. È in realtà una terra abbronzante, però ha la particolarità di essere in crema. Io la stendo con un pennello della MAC che vi ho già fatto vedere, eventualmente qui sotto vi metto il link a un tutorial che ho realizzato con questo prodotto e anche al top 10 del mese scorso dove ne parlo un po' di più. Mi piace particolarmente appunto perché è modulabile, essendo in crema è facilmente sfumabile, non lascia macchie di colore come ad esempio può avvenire invece con i prodotti in polvere che sono magari un po' più difficili da sfumare, soprattutto se siete alle prime armi. Ed è un prodotto veramente valido che regala un buonissimo risultato. Il terzo prodotto è invece un prodotto per gli occhi. L'ho comprato proprio prima di partire e l'ho usato tutto il mese. È stato l'unico mascara che ho utilizzato questo mese. Non ho ancora fatto una review specifica di questo prodotto perché ho visto che già cominciano a essercene diverse. Fatemi sapere se invece vi interessa vedere come lo stendo e i risultati del prima e dopo sulle ciglia. Ma è effettivamente un prodotto validissimo. È della Benefit. Questo nuovo mascara si chiama The Real. Ve lo consiglio particolarmente perché fa effettivamente quello che promette. Costa un pochino, nel senso che costa sui 20 euro qua in Italia. L'applicatore è fatto in questo modo, quindi ha un pennello tipo in silicone, la cui estremità però ha una piccola pallina con degli spunzoni, chiamiamoli in questo modo, che consentono di andare a tirare molto bene anche le ciglia nella parte esterna dell'occhio, ma anche nella parte interna dell'occhio, oltre ovviamente ad utilizzare il pennellino normale per tutta, diciamo, l'arcata ciliare. Ha una formulazione waterproof, quindi resiste benissimo per tutta la giornata e anche in questo periodo molto caldo. È molto volumizzante e ha un colore veramente molto nero, molto marcato e visibile, quindi dà un effetto reale di ciglia finte, senza però apparire troppo esagerato. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Il quarto prodotto invece nella mia classifica di questo mese è un prodotto per le sopracciglia. L'ho acquistato dal sito della e.l.f. durante le giornate di promozione al 50%, quindi l'ho pagato veramente pochissimo, 85 centesimi l'ho pagato. E il prodotto è questo. È un gel trasparente, doppio lato, doppio uso. Da un lato si usa per le sopracciglia e dall'altro lato si usa invece come mascara trasparente se volete enfatizzare le ciglia senza dargli un colore. Quindi ad esempio va bene per le ragazze molto giovani che vanno a scuola perché non fa apparire troppo truccate, pur evidenziando e sottolineando molto bene l'occhio. Costa normalmente 1,70 euro, quindi è un prodotto assolutamente economico e abbordabile per chiunque. In particolare, come vi dicevo, io l'ho comprato al 50%, quindi l'ho pagato 85 centesimi.
ed è un prodotto che vi consiglio perché è molto valido. Tra l'altro, in generale, non consiglio mai di investire troppo in mascara trasparenti perché, come vedete anche da questo lato, tendono a sporcarsi molto velocemente con le polveri che usate per riempire e disegnare le sopracciglia e perché più o meno sono quasi tutti abbastanza validi. Il quinto prodotto invece è un prodotto per il viso, sempre, e in questo caso per dare un tocco di colore alle guance. Ve ne ho già parlato in passato in qualche mio video delle idee shopping. Il prodotto è questo, è della Benefit, si chiama Bella Bamba e questo è un fard che ho utilizzato moltissimo questo mese perché ha un colore abbastanza particolare, è a metà tra il pesca e il rosa, è fatto in questo modo. Leggerissimamente glitterato, anche se una volta steso sulla pelle questo effetto glitter non si vede, non appare troppo evidente. La confezione è comoda anche da portare in giro perché è incartonato. Non so se lo sapete, ma il cartone è una delle confezioni in generale anche per le palette che ammortizza meglio in caso di cadute. Confezioni che sono in plastica, invece, ad esempio, può succedere che le cialde si rompano e si sbriciolino più facilmente. All'interno ha anche un pennellino fatto in questo modo, che come vedete io ho utilizzato parecchio perché di di molti altri pennellini che si trovano in prodotti similari, questo è un pennello abbastanza valido che va benissimo se siete on the go per stendere il blush sugli zigomi. E mi piace, come vi dicevo, perché è un prodotto che dà un colorito molto naturale, però abbastanza visibile e quindi vi rende immediatamente più fresche, più vitali, eccetera. E in più è una tonalità che secondo me va benissimo un po' con tutti i colori di incarnato, quindi dalle persone abbastanza chiare di pelle come me fino alle persone magari un po' più con pelle olivastra o scura. Un altro prodotto sempre per il viso che è nella mia classifica dei top 10 di questo mese è invece questo illuminante in crema della Urban Decay. Questa è in particolare la tonalità Wicked, ne esiste un'altra che si chiama Sin. Anche questo è un prodotto che ho riscoperto tantissimo questo mese, mi piaceva già tantissimo in realtà quando l'ho comprato, questo mese però ho trovato degli altri utilizzi per questo prodotto. Oltre a essere utilizzato per il suo scopo, quindi come illuminante per la parte, diciamo, degli zigomi, del naso, sopra il labbro, in realtà questo prodotto io l'ho utilizzato tantissimo questo mese proprio sulle labbra, quindi completamente sulle labbra, quando ero un po' più colorita ancora di adesso. Stendevo questo prodotto tamponandolo leggermente sul labbro, vi faccio vedere in questo modo, e poi al di sopra stendevo un gloss. Dà un risultato veramente carino e magnifico, assomiglia tantissimo a uno dei gloss, a uno dei Rouge Coco Shine di Chanel, che si chiama Canotier se non ricordo male. È bellissimo steso, dà un effetto molto naturale, le labbra sono nude, quindi se fate dei look smoky ad esempio sono molto belle, però hanno un tocco di luce in più. Quindi questo è un altro degli utilizzi che ho riscoperto e questo mese l'ho usato tantissimo con i miei look. Il settimo prodotto invece è un prodotto per le labbra, che se avete occasione di acquistare o se comprate da siti all'estero provate sempre a verificare se hanno anche questo prodotto e aggiungetelo all'ordine perché merita tantissimo. È questa matita della Boots No. 7, l'ho usata in diversi tutorial, quindi forse l'avete già vista. In realtà questa tonalità è la tonalità nude, la numero 20. È una matita autotemperabile, quindi non è di quelle che vanno temperate perché basta girare la parte posteriore e la mina fuoriesce in automatico da sola. È un colore che però vi consiglio, mi piace tantissimo perché pur essendo nude non dà effetto slavato, quindi è questo incarnato leggermente tendente all'abbronzato che sulle labbra dà un effetto bellissimo. Assolutamente matte, che a me poi piace molto, e molto idratante, quindi non secca assolutamente le labbra come invece altre matite. Per quel che riguarda le mani, invece, questo mese ho trovato una nuova base, l'ho utilizzata tutto il mese, quindi anche in periodi molto caldo, dove generalmente lo smalto tende a rovinarsi prima e a sbeccarsi prima. E ho trovato che ha un effetto effettivamente indurente, funziona molto bene. La base in questione è questa, è di Sally Hansen e si chiama Diamond Strength. Ed è in realtà appunto una base completamente trasparente, già lucida di suo, che dovrebbe avere un effetto indurente sulle unghie. Vi confermo, almeno per quel che mi riguarda, ha risolto in parte i problemi di unghie che si sfaldano o di unghie che si spezzano, anche se io le tengo generalmente molto corte. Quindi ha effettivamente rinforzato un po' l'unghia ed è una buona base fissativa per il colore. Quindi il colore si aggrappa abbastanza bene a questa base e quindi tende a farlo durare un po' di più nel tempo. Questo prodotto lo potete trovare o nei negozi della catena Acquestapone, oppure adesso ho visto che ce l'hanno in alcuni ipermercati, ad esempio la Coop adesso ha alcuni prodotti della linea di Sally Hansen. Il
Il nono prodotto in classifica è invece un prodotto per i capelli, anche questo è un prodotto un po' particolare, non si trova proprio dappertutto, però ho visto che da Sephora, ad esempio, hanno cominciato ad inserire dei prodotti di John Frieda e in generale potete trovarlo ad esempio nella catena Rinascente o in alcune Coin qua in Italia. Il prodotto in questione è questo, appunto di John Frieda, e si chiama Sheer Blonde. Ovviamente è un prodotto che va bene solamente per chi ha i capelli castano molto chiari oppure biondi, non è da utilizzare nel caso voi siate delle more o delle rosse perché avreste dei risultati sgradevoli oppure non ne avreste in assoluto. È uno spray schiarente per i capelli che funziona con il sole oppure con il calore del phon. Ricorda un po' vagamente come modalità di utilizzo e di funzionamento il vecchio Crystal Soleil. Non so se ve lo ricordate quando perlomeno io ero più giovane, c'era la pubblicità di questo spray che si chiamava Crystal Soleil, che si utilizzava appunto con il calore del phon e che schiariva gradualmente i capelli. In realtà, a differenza del vecchio Crystal Soleil, per come me lo ricordo io, vabbè, innanzitutto questo prodotto ha una profumazione molto più gradevole, non secca i capelli come invece mi succedeva quando ero più giovane con quel prodotto quando l'avevo provato, quindi pur essendo uno spray schiarente non lascia il capello secco e ha veramente dei risultati graduali, è molto facile da utilizzare. Poi ve lo farò vedere magari in uno dei prossimi video, lo vedrete sicuramente oggi, purtroppo ho la coda di cavallo, sono pettinata così e quindi non riuscite a vederlo bene, però i miei capelli con questo prodotto si sono molto schiariti, sono diventati proprio direi biondi, sono tornati ancora più biondi di prima di fare la tinta, ma sono comunque abbastanza naturali, mi piacciono molto, l'effetto è stato assolutamente positivo e non si sono più di tanto rovinati per quel che riguarda le lunghezze. Quindi questo è un prodotto che vi consiglio se volete dare un tocco di luce in più a dei capelli già chiari. L'ultimo prodotto in lista per quel che riguarda la mia top 10 è un accessorio invece di cui vi ho già parlato, vi metto qui sotto nel box informazioni il video che avevo realizzato in proposito e sono i miei gioielli magnetici della Eolinx. Li ho utilizzati tantissimo come accessorio quest'estate. Come vi dicevo, sono composti da degli elementi basi, che sono questi braccialetti formati da delle sfere in argento di un magnete particolare che si chiama neodimio e che si possono appunto, come vi dicevo, attaccare e utilizzare come volete, combinare per creare dei braccialetti in maniera molto veloce, delle collane, eccetera, quindi a seconda di quanti elementi avete a disposizione. Io li ho utilizzati tantissimo perché con gli accessori che avevo acquistato colorati ho creato veramente accessori diversi tutti i giorni, quindi a seconda di come ero vestita mi sono accessoriata anche per quel che riguarda i gioielli in maniera differente. Provate a dare un'occhiata con i pro e i contro di cui avevo già parlato perché purtroppo non è un prodotto, almeno per le spese di spedizione, economico e purtroppo ha un servizio di after sale e di customer service ancora a mio avviso molto scadente. Passiamo invece alla parte relativa ai bonus di questo video. Questo mese ho ovviamente viaggiato molto, ero in vacanza, sono stata in vacanza quasi tutto il mese, quindi in realtà, anzi ne approfitto, so che molti di voi mi hanno segnalato che non avevano le notifiche dei nuovi video che venivano pubblicati e questo è dovuto al fatto che appunto li avevo preparati prima di partire per evitare di lasciarvi senza video o perlomeno per evitare che ci fossero periodi troppo lunghi senza video e quindi li avevo caricati prima e pubblicati in fasi successive e per qualche strano motivo YouTube prende la data in cui viene fatto l'upload del video stesso, quindi ho ovviato con gli ultimi video facendo delle notifiche manuali, mi scuso di questo, da adesso in avanti non dovrebbe più succedere questo problema. Comunque vi dicevo, ho viaggiato quasi tutto il mese, sono stata in vacanza quasi tutto il mese e quindi mi sono diciamo attrezzata per avere dei prodotti piccoli e comodi da portare in viaggio. Avevo già parlato ad esempio delle salviette in pastiglie che ho messo anche in uno degli ultimi giveaway. In realtà da Muji, che è un negozio giapponese che è presente in diverse città italiane, ho trovato questo prodotto. Io l'ho inserito in una jar di quelle sempre loro di plastica in cui potete ad esempio trasferire la crema in modo da poterle portare più facilmente. E sono delle pastigliette, anche queste. Molto piccole come vedete, ce ne sono 10 all'interno e costano circa 2 euro se non ricordo male, ma sono in realtà delle maschere a foglio per il viso. Voi le bagnate, le impregnate di crema idratante o di una soluzione idratante per il viso e potete in questo modo crearvi delle maschere. Sono delle maschere a foglio, quindi coprono interamente il viso e hanno poi invece dei fori per gli occhi, per il naso e per la bocca, quindi voi le stendete una volta impregnate su tutto il viso, le lasciate in posa 10-15 minuti e sono usa e getta, quindi potete tranquillamente poi buttarle senza problemi.
Trovo che anche questa sia un'idea assolutamente innovativa e geniale e che vi consente di avere in pochi minuti una maschera personalizzata perché il prodotto da mettere al di sopra lo scegliete voi. Come vi dicevo, io la trovate da Muji. Muji è anche un sito internet, quindi potete guardare eventualmente il prodotto anche online e capire, cercare magari su Google, eccetera, dove potete trovare un prodotto simile se non avete un Muji nella vostra città. L'altro prodotto bonus di cui vi voglio parlare, in realtà l'ho sdoppiato in due, uno per le amanti di Hello Kitty, perché l'ho trovato da poco in città, ve lo voglio far vedere, è una spazzola per le unghie fatta a forma di Hello Kitty. Mi piace perché è molto densa, molto rigida e quindi è perfetta per pulire bene le dita e le unghie quando effettuate appunto la vostra pulizia quotidiana delle mani. Il prodotto invece vero bonus che vi voglio far vedere è questo, l'ho comprato tramite eBay, vi metterò qua sotto il nome esatto dell'oggetto e se volete vi posso anche scrivere il nome del venditore da cui l'ho acquistato, ve lo faccio vedere bene da vicino. Esiste anche in altre colorazioni, c'è cioè in rosa, in nero, in rosso, in fucsia, le altre non me le ricordo, però basta guardare l'oggetto. È in realtà un moschettone in alluminio, quindi molto leggero ma molto resistente, a cui da un lato voi attaccate il cellulare tramite questo cordino, che è lo stesso che viene utilizzato ad esempio per i charms, i pendentini che vedete decorativi dei telefoni, e dall'altro però è un moschettone vero e proprio, che generalmente attaccate ai passanti della cintura dei pantaloni. Vi faccio vedere magari qui se la trovo una foto. È molto comodo perché quando volete mettere il telefono in tasca, molto spesso capita, soprattutto se vi muovete all'interno della giornata, che il telefono possa scivolare, quindi potete perderlo, perché esce dalla tasca dei pantaloni. In questo modo voi avete comunque sempre il telefono a disposizione. Con un accessorio che è anche carino da vedere, anche decorativo, però è anche una protezione di sicurezza in più, quindi in questo modo il telefono resta fissato al passante dei pantaloni e non c'è il rischio che vi cada. La stessa cosa potete farla con una borsetta, ad esempio se la vostra borsetta ha i manici della tracolla con gli anelli finali, quello che potete fare è attaccare il cellulare, metterlo nella taschina esterna della borsa, ad esempio, e attaccare poi il passante del moschettone all'anello della borsa. Anche questo ho partecipato a un'asta e l'ho pagato, se non ricordo male, $1,50 compresa la spedizione, quindi se fate la proporzione credo che sia meno di un euro sempre tramite eBay ed è un prodotto secondo me carino anche da regalare. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi come al solito i vostri commenti qui sotto. Bentornate a tutte quante voi e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!